Allora, Marco, sei contento? Sì, non vedo l'ora di iniziare. Che buone le tue lasagne, mamma. Marco, sono proprio orgoglioso di te. Brindiamo a Marco per il suo nuovo lavoro nel gruppo SCM. Salute, salute! Salute. Dai, mamma, che ti do un... Marco, vieni che voglio farti vedere una cosa. Io ho iniziato proprio come te. Anzi, più giovane. Davvero, nonno? Eccomi. Guarda, sono questo. Qui, il primo a sinistra. Proprio 70 anni fa. L'azienda, come oggi, era guidata dalle famiglie Aureli e Gemmani. A quel tempo lavoravo in fonderia e producevamo oggetti in ghisa, riciclando rottami di ferro e residuati di guerra. Lanfranco Aureli, Franco lo chiamavamo, era uno tosto, un uomo deciso. Viaggiava in sella alla sua moto, anche per lavoro. Quando aveva in testa un obiettivo, niente lo fermava. Giuseppe, invece, il figlio di Nicola Gemmani, si era appena laureato in ingegneria. Avrebbe potuto lavorare anche a Milano, ma decise di restare nell'azienda di famiglia. Erano in gamba e si capivano su tutto, senza mai entrare in contrasto. In quel periodo la vita di campagna si era spostata in città. Le case spuntavano come funghi e c'era bisogno di tutto: mobili, cucine, camere da letto. Fu allora che ai due venne in mente di produrre macchine per i falegnami. Decisero quindi di progettare una di quelle macchine. Una macchina che doveva essere speciale, diversa da quelle già sul mercato, più semplice e più pratica. Da quel momento l'ingegnere lavorò giorno e notte al progetto. Doveva essere la migliore, anzi, invincibile. Allora ci siamo, la vedremo finalmente. È incredibile, vero? Secondo me non ci ferma più nessuno. Il giorno dell'inaugurazione ci eravamo tutti là, attorno alla nuova macchina. In quel momento Franco ci disse delle parole che non scorderò mai. A Cour des Vins, il cliente al primo posto, l'azienda al di sopra di tutti. La lealtà, la trasparenza, l'onestà pagano sempre. Ricordati bene, Marco, la motivazione e la felicità dei lavoratori sono la forza di un'azienda. Ma per fare le cose per bene e avere successo non basta la testa, ci vuole anche cuore. Così ebbe inizio la nostra storia, frutto di coraggio, ingegno e passione. Le famiglie Aureli e Gemmani, fin dagli anni 30, hanno condiviso vicende umane e professionali. Fu così che nel 1952 nacque l'Invincibile. Quella macchina assai innovativa si rivelò subito uno straordinario successo. Il gruppo continuò a produrre componenti strategici e ben presto divenne leader mondiale nelle macchine per la lavorazione del legno e successivamente dei materiali avanzati, plastica, vetro, pietra e metallo. Oggi la vita di 4.000 famiglie si intreccia con la nostra azienda.